Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Sono le 20:30, siamo mercoledì e quindi siamo in diretta. Come preannunciato questo lunedì mattina, mercoledì alle 20:30 c'è la nostra diretta insieme. Aspetto che arriviate, come sempre vi chiedo la cortesia poi di scrivermi chi siete, in modo che ci salutiamo e vedo insomma anche le partecipanti perché la piattaforma non mi dà, diciamo, i nominativi. Quindi, allora, vedo che qualcuno sta arrivando, aspetto che arriviate un po' e poi iniziamo l'argomento di questa sera. Come state? Come state? Fatemi sapere chi c'è, che sono curiosa. Vorrei sapere chi c'è. Ciao Licia, eccoti, bene. Vedo che qualcuno sta arrivando, quindi aspettiamo qualche altro minutino e poi iniziamo l'argomento. Questa sera vorrei effettivamente, insomma, che mi portaste anche voi, insomma, le vostre paure, visto che parliamo di paura questa sera e iniziamo effettivamente, insomma, a entrare un pochettino più nell'argomento in modo che io vi possa essere di aiuto il più possibile. Buonasera, ciao, ben arrivata, buonasera. Allora, cosa facciamo? Iniziamo, poi magari le altre che arrivano si metteranno in coda, guarderanno, diciamo, dal momento in cui arrivano, piuttosto che aspettiamo un attimo. Ditemi un po'. Eccoci, eccoci che qualcuno sta arrivando. Bene, bene. Allora, io adoro la puntualità, adoro essere precisa e per me la puntualità significa anche avere rispetto e quindi io spacco sempre, diciamo, l'orologio svizzero, come si suol dire, e quindi anche appunto per rispetto di chi è arrivato in orario. Direi di iniziare la diretta di questa sera e poi tutte le altre eventualmente se la guarderanno, diciamo, in differita o eventualmente, insomma, si aggiungeranno, diciamo, alla nostra diretta. Allora, l'argomento di questa sera era ed è come trasformare la paura in risorsa, quindi come gestire la paura che, allora, ovviamente è un'emozione primaria dell'essere umano. Quindi vorrei partire sempre dai concetti base, ovvero che l'emozione della paura non si può eliminare, cioè la paura sostanzialmente è un'emozione adattiva dell'essere umano, è un'emozione che sostanzialmente ci preserva, quindi in realtà ci difende, ok? E quindi non si può eliminare perché avere paura in qualche modo è funzionale. Poi, per carità, allora la paura fa paura e quindi molto spesso si ha anche paura della paura. Perché? Perché molto spesso non siamo abituate ad ascoltare, a sentire le nostre emozioni. Sostanzialmente nessuno ci ha insegnato, ci ha educato a gestire le nostre emozioni. Anzi, è stato in realtà tutto il contrario. Di solito, cioè proprio nella crescita, quando siamo bambine, ci si inibisce alle emozioni, quindi non piangere, non urlare, non correre, non fare. Quindi se fai troppa confusione devi stare zitto, se sei troppo scalmanato ti devi fermare, ok? Quindi in realtà siamo stati totalmente educati ad abbassare, a sopprimere le nostre emozioni piuttosto che farle venire fuori e poi ovviamente gestirle. Quindi, allora, per questo motivo effettivamente molto spesso la paura fa paura.
perché poi quando magari ci capitano, come nel caso della malattia, degli eventi molto traumatici nella nostra vita, ovviamente accade che tutte le emozioni vengono a galla e tutte le emozioni sostanzialmente prendono una forma veramente amplificata. E quindi gestire poi a quel punto la paura ovviamente non è facile, cioè non è semplice, ma assolutamente si può fare. Quindi, allora, vediamo questa sera innanzitutto come darvi, diciamo, degli strumenti pratici per la gestione della paura. Anche se ci tengo a fare questa premessa, allora, gestire la paura d'essere serene nonostante la malattia, nonostante i controlli, nonostante sostanzialmente i follow-up e quindi tutto il percorso, diciamo, che prevede la malattia, ok? Comunque prevede un percorso, diciamo, di gestione mentale ed emotiva della persona, cioè quindi prevede un percorso di crescita personale. Perché? Perché in realtà se noi facciamo questo percorso non facciamo altro che aumentare il nostro potere personale, aumentare la nostra autostima, aumentare la nostra fiducia e di conseguenza abbassare la paura. Quindi vedetela proprio come due piatti sostanzialmente di una bilancia. Se io allora lavoro su me stessa, lavoro per riscoprire le mie risorse, per aumentare la fiducia in me stessa, per aumentare la mia autostima, inevitabilmente c'è cioè, il piatto dell'autostima sale e il piatto della paura si abbassa. Se invece io tutto questo lavoro, diciamo, non lo faccio, che allora parliamoci chiaro, ovviamente non è un lavoro che magari tutte le persone sono predisposte a fare o magari vogliono fare, perché un percorso di crescita personale sicuramente è un percorso comunque che richiede impegno, richiede dedizione, richiede una messa in gioco, ok? Ma diciamo che allora è solo attraverso questo percorso che io posso veramente acquisire la gestione delle mie emozioni e diventare veramente serena nonostante, ripeto, la malattia. Questo è accaduto a tantissime donne che hanno fatto i percorsi con me. Tra l'altro, qui nel gruppo c'è Daniela che aveva portato anche la sua testimonianza, quindi trovate il suo video di testimonianza nel mio canale YouTube. E che fra l'altro, insomma, è anche Pink Ambassador di Roma proprio in questo momento. E quindi lei parlava proprio di quanto il percorso fatto insieme gli aveva dato sostanzialmente la gestione delle paure e gli aveva dato comunque, insomma, l'abbassamento della paura, ok? Mentre prima magari era completamente in confusione, era completamente in stress, ok? Quindi, allora, ci tengo a dire questa cosa perché molto spesso tutti noi cerchiamo un po' la pillola magica, cerchiamo sostanzialmente quella cosa che risolve nel breve periodo, piuttosto che, insomma, la cosa più semplice da fare, ma tutto questo in realtà non è possibile. Cioè, non è possibile perché il tutto subito non va sostanzialmente a risolvere il problema alla radice. Il tutto subito molto spesso dà risultati a breve termine, ma poi non sono risultati costanti e duraturi. E il tutto subito nella crescita evolutiva di una persona in realtà proprio non esiste, perché siamo in un viaggio, siamo in un percorso e quindi praticamente ognuno di noi ovviamente fa degli step evolutivi uno dopo l'altro, ok? Quindi, ripeto, allora, essere serene, andare ai controlli, andare a fare le terapie, andare sostanzialmente a fare follow-up, nonostante la malattia, nonostante le terapie, eccetera, eccetera, è assolutamente possibile. E ve lo dico anche io che ovviamente, come ben sapete, anche io comunque sono una paziente oncologica o perlomeno mi ritengo, insomma, essere stata un'ex paziente oncologica, ok? Ma comunque anche io faccio sempre controlli e inevitabilmente dovrei aver paura, ok?
mentre in realtà, cioè, più vado avanti, effettivamente più mi rendo conto che gli strumenti pratici che ho messo in atto e gli strumenti che ovviamente ho nella mia cassetta, diciamo, mentale ed emotiva, mi hanno dato il permesso di gestire la situazione in tutt'altra versione, ok? Quindi, allora, detto questo, allora, diciamo che in questo momento, allora, diciamo che andiamo a sopperire effettivamente quello che è un SOS paura, cioè quindi cerchiamo, diciamo, magari di andare proprio nel pratico, di darvi degli strumenti pratici per gestire, diciamo, quella paura momentanea, ok? Poi, ovviamente, ripeto, chi vorrà affrontare un percorso diverso, ovviamente, insomma, poi lo farà con chi vuole, nelle proprie modalità, eccetera, eccetera. Quindi di percorsi ovviamente ce ne sono tantissimi. Io ho un approccio molto pratico, molto pragmatico, dove la persona si mette molto in gioco, ma ripeto, la persona comunque deve essere pronta di mettersi in discussione e di lavorare su se stessa, per andare, diciamo, anche proprio a trasformare tutte quelle che sono le dinamiche intrinseche della malattia, ok? Quindi, innanzitutto volevo sapere da voi qual è la vostra paura principale. Quindi raccontatemi un po', datemi uno spunto in modo che io, appunto, vi posso essere utile e vi posso dare proprio qualche indicazione, ok? Perché anche lì ci sono tantissime paure, cioè non c'è solo la paura dei controlli, non c'è solo la paura, diciamo, della malattia. Molto spesso c'è la paura di fallire, c'è la paura di sbagliare, la paura di essere giudicati, la paura di non essere all'altezza, di non essere abbastanza. Cioè, di paure veramente ce ne sono tantissime e quindi vanno anche, diciamo, selezionate per capire quale tipo di paura veramente io ho come colonna sonora, come colonna portante, diciamo, nella mia vita, ok? Quindi fate intanto un attimo una riflessione e cercate di capire, magari in questo momento oppure in generale nell'ultimo periodo, qual è la paura più presente nella vostra quotidianità e fatemi sapere. Intanto saluto chi è arrivato, anche se non vedo, come vi dicevo, i nomi, quindi magari datemi anche, scrivete anche chi siete. Allora, intanto qualcuno, immagino forse Daniela, dice sottoscrivo. Bene, bene. Allora, ditemi qual è la vostra paura. Allora, sono costantemente convinta, bravissima, grazie, grazie. Abbiate coraggio, anzi, non siate veramente timide. Questo è uno spazio protetto, è uno spazio dedicato a voi. Io sono qui per darvi il mio contributo e quindi veramente sfruttatemi il più possibile quando faccio le dirette, in modo che vi possa essere utile il più possibile, ok? Quindi mettetevi veramente in gioco durante, insomma, questa mezz'ora, quest'oretta che ci prendiamo insieme. Allora, sono costantemente convinta di riammalarmi, che i controlli non siano mai abbastanza, ok? Allora, è una paura ovviamente molto ricorrente, no? Perché? Perché allora andiamo a vedere qual è la radice. Ovviamente nel momento in cui ho subito il trauma della malattia, è come se si crea in realtà una traccia neuronale dentro la nostra mente, ok? Quindi è proprio una vera e propria traccia neuronale, quindi rimane impresso il trauma. E cosa succede? Succede che qualsiasi sintomo, qualsiasi cosa che magari percepisco a livello corporeo piuttosto che energetico, insomma così, che sento che non va, ok, mi rimanda la mente alla malattia. E quindi incomincia il loop mentale del pensiero negativo che mi dice: ecco, vedi, adesso allora vuol dire che ho di nuovo il cancro, mi è ritornata la malattia, allora devo andare a fare il controllo, perché se non faccio il controllo poi magari vuol dire che è diventato già grande, eccetera, 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 ok? Quindi parte proprio il loop negativo nella mente della persona. E questo, ripeto, da una parte è normale, ok? Perché? Perché c'è la traccia neuronale creata dal trauma, ok? Ma basarsi solo sul sintomo
e quindi sulla percezione corporea senza valutare, diciamo, il dato tangibile. Il dato tangibile qual è? Allora, innanzitutto devo fare un'analisi, cioè nel senso, se io supponiamo ho una fitta al collo, oppure mi fa male il braccio, oppure sento delle fitte al torace, insomma, qualsiasi sintomo voi abbiate, ok? Devo in realtà valutare non solo il sintomo in quell'istante, in quel momento, in quella giornata, ma devo valutare il tempo. Per quanto tempo mi sta durando? Da quanto tempo ce l'ho? Quali sono i dati, diciamo, che ho sotto mano e che mi possono attestare che comunque sta andando a prescindere tutto bene? E magari quella fitta può essere qualsiasi altra cosa, magari è stanchezza, magari è un calo di energia, magari è la fatica, è lo stress del periodo, ok? Quindi, allora, siccome una psicotrappola mentale dell'essere umano è proprio, allora, pensare che ciò che sento è la verità, ok? In realtà non è così. Ed è spiegato benissimo, fra l'altro, in un libricino che è abbastanza minuto, però è veramente illuminante, quindi ve lo consiglio. Si chiama proprio Psicotrappole del professor Nardone. Io qualche anno fa feci un master di 2 anni di coaching strategico proprio con lui. E lui è uno psicoterapeuta che utilizza il coaching, quindi in realtà insomma utilizza un metodo insomma similare al mio, diciamo. E lui parla proprio di questa psicotrappola, ok? Cioè non è detto in realtà che noi ciò che sentiamo è la reale verità, ok? Perché? Perché se io non faccio un'analisi allora, del tempo, dei dati oggettivi, magari ho fatto le analisi 2 mesi fa, 3 mesi fa, ok? E comunque andava tutto bene, magari ho fatto l'attacco 1 mese fa e magari andava tutto bene. Quindi nel giro di 1 mese è difficile che magari, cioè, sia chissà che cosa, ok? Quindi piuttosto che allarmarmi subito, entrare nel loop negativo di questa paura che poi comunque mi abbassa l'energia, mi abbassa sostanzialmente la mia capacità sia mentale che fisica, inevitabilmente, perché ci sto portando attenzione, ok? Magari, allora, tergiverso un attimo, mi prendo del tempo, valuto se veramente è necessario andare a fare un altro controllo, ok? Quindi non dico ovviamente di non fare controlli, assolutamente i controlli vanno fatti e la diagnosi precoce è essenziale, ok? Però, allora, quella che io ritengo reale prevenzione, come ho sempre detto, è proprio il lavoro su noi stesse. Perché se no, anche nel caso della paura, io sono in realtà sempre allacciata a qualcosa di esterno a me, a qualcosa sostanzialmente che non per forza, ok, magari dipende da me. Cioè, nel senso che se anche io ho paura, non è che allora quella paura poi alla fine mi toglie il fatto che l'esame vada bene o vada male. Anzi, in realtà può farmi solo peggio, ok? Quindi, allora, un conto è la diagnosi precoce, un conto è la prevenzione, ok? Ma allora la diagnosi precoce è assolutamente necessaria, ma devo valutare. Quindi, quello che ti consiglio è proprio quello di valutare i tuoi sintomi in base anche al tempo, perché magari una giornata è diversa dall'altra e magari quel sintomo non si ripete con la stessa costanza. E nel caso in cui, supponiamo, si ripetesse, anche lì vanno valutate, diciamo, diverse situazioni, perché magari potrebbe essere un sintomo, un effetto collaterale delle terapie, magari della malattia, ok? E allora potrei fare magari altri trattamenti, magari qualcosa di medicina integrata, un massaggio, cioè ovviamente adesso io sto parlando in generale perché non so qual è lo specifico sintomo, ok? Però le domande costruttive da farsi a livello mentale sono sempre quelle di cosa posso fare, ok? Come posso fare? Ma non per forza, ripeto, arrivare a entrare in quel loop che poi comunque mi toglie sostanzialmente energia e mi amplifica il sintomo. Perché ricordatevi sempre che allora, quando io ho paura, significa che comunque ci sto portando attenzione.
E l'attenzione è veramente quella che fa la differenza. Cioè, dove io pongo attenzione va l'energia. Dove va l'energia, l'energia si espande. Questa frase veramente provate a tatuarvela tipo nella fronte, ok? In modo che tutte le volte che andate in bagno sostanzialmente la vedete e ve la ripetete a livello mentale come fosse un mantra. Perché l'attenzione, dove porto l'attenzione, fa tutta la differenza di questo mondo. Quindi anche lì, poi dopo arriverò a dirvi come spostare l'attenzione, perché comunque la tecnica della distrazione è veramente efficace per portare la mente da un'altra parte, ok? E per alzare anche quelle che sono le frequenze che di solito sono molto basse, di paura, sofferenza, dolore, frustrazione, eccetera, eccetera. Ok? Dimmi se ti ho risposto e se ti è stato utile. Allora, poi Giorgia dice: io ho paura che ritorni. Ok? Allora, io in questo momento ho paura dell'intervento che affronterò martedì prossimo, ma in questi ultimi 6 mesi di terapia ho avuto sempre la paura di aver sbagliato la scelta della terapia e di non guarire mai più e di dover affrontare ancora chemioterapia e monoclonali, un disastro. Ok. Allora, io intanto adesso per questa paura, diciamo, dell'intervento, perché allora per quanto riguarda, diciamo, la paura della scelta della terapia, ok? Anche qua c'è un discorso lungo, nel senso che allora molto spesso noi prendiamo decisioni anche se allora siamo in confusione, anche se siamo appunto nella paura. Perché? Perché è l'emozione che ci spinge ad agire, ok? Anche qua provate veramente a farvi questo cerchio prima mentale e poi se avete carta e penna magari ve lo scrivete. Allora, dal nostro pensiero, ok, nasce il nostro stato d'animo. Dal nostro stato d'animo nasce la nostra emozione. Quindi, allora, fra lo stato d'animo e l'emozione c'è un gap di tempo che molto spesso in realtà è fatto di secondi, di attimi, ok? Perché in realtà, cioè, ad esempio, se io mi incazzo, sono arrabbiata, ok? Mi sale su subito il fuoco, ok? Mi parte la tachicardia, sento comunque, insomma, la vampata di calore, no? Come, cioè, proprio si mette in atto il nostro cervello rettiliano di attacco-fuga e quindi voglio dire o attacco o comunque faccio una fuga da un'altra parte, ok? Quindi allora è l'emozione che io poi sento che poi mi fa agire, ok? Dall'azione c'è inevitabilmente il mio risultato e quindi io qualsiasi azione faccio, e nel caso in cui anche non faccio, in realtà c'è sempre un risultato. E allora per poi tornare al pensiero, quindi è proprio un circolo vizioso, ok? Che parte dal pensiero e poi fa il cerchio, ok? Quando io prendo decisioni, cioè con comunque la paura di sottofondo, perché mi è stato diagnosticato un cancro e quindi allora ho ascoltato quello che mi hanno detto, sono ovviamente devastata, no? Perché comunque chi è che non è stato devastato quando ha ricevuto una diagnosi? Cioè ti arriva quella botta nei denti che non ti aspettavi e che ovviamente ti lascia tramortita, quindi come dico sempre, è quella campana che ti suona nelle orecchie e che ti fa dondolare, anche se veramente insomma non te ne rendi conto, ok? Quindi quando io agisco così d'impulso, senza aver preso del tempo di analisi, ok? Inevitabilmente cosa succede? Succede che dopo mi si ribalta effettivamente il dubbio, no? Oppure il senso di colpa. Ho scelto quella strada, ma magari non me la sentivo mia. Ho fatto quella scelta, ma non era quella veramente più funzionale. E quindi poi dopo, in quel caso, ovviamente la persona deve lavorare su questo aspetto, ok? Ma questo è un discorso molto lungo, quindi non ci entro, diciamo, nello specifico adesso, perché veramente potrei star qui tipo mezz'ora, ok? Quindi andiamo più nel gestire la paura dell'intervento e vi do un esercizio che in realtà è utile a prescindere, anche se allora io devo fare controlli, anche se sono nel follow-up, insomma,
Insomma, tutte le volte, diciamo, come dicevo prima, devo gestire la paura, quindi l'SOS paura, ok? Aiuto, aiuto, quel giorno ho paura perché domani ho il controllo, piuttosto che domani mattina c'ho l'intervento, eccetera. Fate questo esercizio, che è un esercizio, ripeto, che io faccio fare anche durante i percorsi, magari che faccio con le donne, ed è veramente efficace. Parte innanzitutto dal concetto, come dicevo prima, che noi dobbiamo distrarre la mente dall'emozione della paura e quindi la dobbiamo portare da un'altra parte. Per portarla da un'altra parte, io devo agire, cioè devo fare qualcosa, perché se no la mente viaggia per conto suo, ok? Quindi cosa faccio? Prendo carta e penna, ok? Prendete carta e penna la sera prima, il giorno prima e fate la lista dei desideri, ok? Che ovviamente è controintuitivo, perché? Perché io ho paura e tu mi fai scrivere i desideri, cioè com'è possibile? Appunto, funziona proprio così. Io mi metto lì e mi metto a scrivere, io voglio festeggiare il mio compleanno in riva al mare con un mojito in mano, io voglio fare un giro con il paracadute, io voglio andare in elicottero, io voglio andare a Las Vegas, io voglio. I desideri non sono, diciamo, per forza i sogni, non sono per forza, diciamo, gli obiettivi e quindi qualcosa di realistico. I desideri possono essere qualcosa anche proprio di irrealistico, qualcosa che non si realizzerà mai, ok? Quindi potete fare un mix di desideri, di cose magari veramente reali che vorreste realizzare, ok? Oppure anche cose, ripeto, proprio fuori dall'ordinario, ok? Scusate. In questa maniera, quando io butto fuori e quindi faccio defluire prima di tutto la scrittura in maniera così specifica, in un esercizio così specifico, mi va subito veramente a far non solo defluire le emozioni, ma mi fa gestire la mente, ok? Quindi l'emozione in una maniera totalmente funzionale. Perché? Perché io la sto orientando nella parte opposta, dalla parte opposta dove lei mi sta andando, ok? Quindi quando io butto giù, butto giù, butto giù e ne scrivo, ok? Quindi più ne scrivete, ovviamente meglio è. A quel punto lì vi sentirete, primo, sicuramente molto leggere, secondo, vi sentirete molto più fiduciose, terzo, avrete abbassato 9 su 10 la paura, ok? Poi, come dicevo, allora questo è un SOS paura, quindi vuol dire che non è che io la paura ovviamente la elimino e non mi torna fuori più, ok? Ma comunque mi dà quell'opportunità di non rovinarmi il giorno prima, la settimana prima, il mese prima, perché io non faccio altro veramente che sentire quotidianamente su ogni canale, su ogni dove, via mail, eccetera. Donne che sono in totale ansia, sempre in paura, praticamente per i controlli, per il follow-up, per le terapie, eccetera, eccetera. Ok? Questo capite bene che non è funzionale. Perché? Perché si perde tempo, si perde energia, come dicevo prima, si perde fiducia, si perde autostima. E quindi vuol dire che comunque rimango in quelle vibrazioni dove in realtà attacca la malattia, perché noi siamo anche un grumo di energia, in realtà siamo fatti di vibrazioni e non so se conoscete, diciamo, gli Hertz. Gli Hertz è diciamo, è una misurazione, ok, con cui si misurano appunto le vibrazioni. Ogni cosa, diciamo, sostanzialmente sulla Terra, nell'universo, ha una vibrazione, ok? E quindi, allora, noi stessi ovviamente abbiamo una vibrazione, le emozioni hanno una vibrazione e ogni, ripeto, stato d'animo ha una vibrazione. Quindi, siccome la paura, la rabbia, il dolore, la frustrazione hanno delle vibrazioni basse che vanno praticamente dallo 0,2 al 2,2, ok? Rimangono praticamente in quella che è la vibrazione della malattia, perché la malattia sostanzialmente si sviluppa con delle vibrazioni basse, ok?
Quindi capite bene che non è funzionale, io devo uscire da quella vibrazione, devo fare qualcosa per alzare, diciamo, la frequenza, ok? E andare spostando l'attenzione della mia mente, delle mie emozioni in delle vibrazioni più alte, ok? Quindi anche questo, come lo faccio? Allora, in realtà le vibrazioni alte sono quelle della gratitudine, sono quelle della serenità, della felicità, ok? Quindi, allora, ovviamente arrivare alla serenità, come dicevo prima, è un processo, però io posso mettere in atto, ad esempio, un esercizio molto pratico, anche questo, ma molto, molto efficace, che io faccio fare a tutte le donne, ad esempio, nel mio gruppo Libellule, che è un percorso proprio di crescita personale, di gruppo, ok? Dove c'è l'esercizio della gratitudine quotidiano, quindi scrivete tre grazie tutte le mattine quando vi alzate. Allora a questo punto qua, allora magari qualcuna di voi potrebbe pensare, cioè come? Cioè io adesso ho la malattia, mi devo operare, piuttosto che devo fare le terapie, quindi parliamoci chiaro, fra virgolette, ma senza virgolette, sono anche incazzata nera, ok? Cioè e te mi dici di dire grazie? Ok. Capisco che è forte, lo so, ripeto, lo so, lo comprendo molto bene. Però vi garantisco che allora non è che voi dovete dire grazie in questo momento, ovviamente se vi trovate in quella situazione particolare, in quella contingenza, di dire grazie alla malattia, ci mancherebbe altro, ok? Ma grazie a ciò che avete nonostante tutto. Quindi grazie perché ho una casa, grazie perché ho il mio cane, grazie perché ho Giotto che abbaia di continuo, grazie perché c'è l'albero, grazie perché stamattina mi sono svegliata, grazie perché respiro, grazie perché ho un corpo, grazie, grazie perché ho i miei figli, grazie perché ho un lavoro. Cioè, noi possiamo veramente ringraziare tanto, veramente tanto. Di cose che magari riteniamo scontate, che riteniamo futili, che riteniamo semplici, ma in realtà non sono scontate e non serve neanche andare dall'altra parte del mondo, nel terzo mondo, per sapere che non sono scontate, soprattutto di questi tempi, soprattutto in quest'epoca, ok? Quindi, allora, alzare la frequenza con la gratitudine è essenziale. Perché? Perché la gratitudine, ripeto, mi fa stare nel presente, mi fa radicare, mi fa ricordare che nonostante tutto io ci sono e posso dire grazie, ok? Quindi anche il grazie diventa un mantra, cioè diventa proprio dove dirigo la mia energia, ok? E sostanzialmente mi alleno a veramente dirigerla in modo che l'energia poi si espande. Quindi molto spesso veramente si dice, no? Cioè, se vuoi essere felice, ok, devi usare la felicità, cioè devi essere felice di tuo, cioè non è che diventi felice a caso, non è che diventi sereno a caso. Cioè, da una parte all'inizio è come se io lo dovessi fare in maniera meccanica. E infatti, ad esempio, anche l'esercizio del grazie. Vi dico subito che ovviamente all'inizio non è facile. Moltissime donne, ad esempio, anche negli anni scorsi, nei gruppi che facevo, perché ho sempre fatto gruppi e tuttora, ripeto, con le libellule che c'è proprio la piattaforma, insomma, comunque stiamo lavorando insieme. Allora, all'inizio non è facile mettere in costanza l'esercizio del grazie. Perché? Perché magari io mi sveglio la mattina, ho poca energia, sono stanca, non ne ho voglia, non trovo quei grazie, ok? Però se io mi sforzo quel minuto, poi in realtà quello lì mi dà un beneficio a 360 gradi per molto più tempo. Io adesso ripeto, non so se, perché non vedo chi c'è in linea, però insomma ci sono anche diverse donne qui nel gruppo che hanno fatto dei miei percorsi, quindi sanno bene i risultati che hanno ottenuto. E questo trasforma veramente e abbassa la paura, ok? Quindi, allora, ripeto, gestire la paura è un sistema in realtà di strumenti pratici che potete mettere in atto, ok? Di allora abilità mentali ed emotive, appunto, che vanno apprese, ok? Perché reiterare la paura è veramente distruttiva. Cioè la paura abbassa le difese immunitarie,
la paura veramente fa agire a livello il proprio biochimico, ok? Quindi ci sono reazioni biochimiche nel nostro corpo che attiva sempre gli ormoni dello stress e quindi mai gli ormoni del benessere. E poi allora anche qua veramente ci sarebbe un mondo da raccontare perché la paura comunque c'è anche la paura inconscia e quindi anche qui ci sono tantissime paure che sono sottese, che magari noi non vediamo, ma comunque remano contro e diciamo comunque fanno diventare realtà anche quello che noi non vorremmo come realtà. E qua, ripeto, c'è tutta la profezia autoverante. Io ho avuto tantissime donne che magari erano arrivate a fare percorsi e che mi dicevano, cioè io ero terrorizzata di ammalarmi di cancro, ok? Quindi ho avuto sempre paura di ammalarmi di cancro e poi mi è arrivata la diagnosi. Cioè, com'è possibile, ok? Ripeto, nulla è a caso. Perché? Perché alla fine anche lì le nostre emozioni agiscono, le nostre paure inconsce agiscono e quindi comunque devo sollevarle, devo conoscerle per poi comunque capire che il nostro pensiero è energia e come dicevo prima, dal pensiero scatta l'emozione, dall'emozione scatta il nostro comportamento. E quindi si avvera quella che si chiama proprio profezia autoverante. E questa profezia autoverante è stata dimostrata a livello scientifico, ok? Quindi ci sono studi scientifici di quanto, ripeto, tutte le nostre emozioni, i nostri pensieri più reconditi, quindi proprio quelli più inconsci, in realtà vanno a realizzare quello che praticamente noi proprio non vorremmo, ok? Allora, sono io, dice, non so chi è, ma sono io. E non sei, ripeto, l'unica, assolutamente, anche io lo sapevo. Allora, fatemi delle domande, fatemi delle altre domande, ditemi se sono stata chiara, ditemi se vi sono stata utile, ditemi se, perché ripeto, cioè io avrei veramente il mondo da dirvi, io mi sono segnata due o tre cose, giusto per darvi appunto degli strumenti anche da utilizzare proprio, diciamo, nell'imminente, ma insomma, la paura è veramente un tema da affrontare in maniera piuttosto ampia e abbastanza complessa, perché ripeto, la paura comunque si allaccia alla mancanza di fiducia, alla mancanza di autostima, al fatto che allora, se io ho paura, ok, anche qua, come trasformarla in alleata? Cioè, vuol dire che io la devo ascoltare, cioè vuol dire che io la devo sentire quella paura e mi devo chiedere che cosa mi sta dicendo, che cosa non ho fatto che potrei fare, che cosa non ho fatto a sufficienza. Perché molto spesso si ha paura perché magari si ha anche il senso di colpa di non essersi presi la responsabilità di cambiare delle cose che noi sappiamo che non vanno, ma non prendiamo il coraggio di fare quel passo in avanti e uscire dalla situazione in cui siamo. Ok? Quindi la paura, ripeto, perché è un'alleata? Perché in realtà se io l'ascolto, in realtà la trasforma in risorsa. Quindi quando io sento la paura e mi chiedo che cosa non ho fatto ancora che potevo fare, ho perso tempo? Cioè, sostanzialmente me la sono raccontata per tutti questi anni, per tutto questo tempo e non ho fatto quel passo in avanti? È normale, badate bene, è normale, è assolutamente umano, ok, agire e reagire in questa maniera, perché l'essere umano è fatto per rimanere nella zona di comfort, per rimanere sostanzialmente nell'abitudine. È veramente, no, c'è un impegno cambiare, diciamo, l'abitudine. Quindi ci sono abitudini comportamentali, abitudini, diciamo, di pensiero, abitudini emotive. Okay? Io ho sempre detto, ribadito, e ovviamente non è semplice anche qua spiegare questo concetto molto spesso se non si hanno delle basi, diciamo, di formazione, ma la sofferenza è un'abitudine. La sofferenza è un'abitudine. Cioè, mettetevelo chiaro in mente. Se io ho l'abitudine di soffrire, ok?
la sofferenza in qualche maniera la ricerco. E quindi ci sono dinamiche autodistruttive, autosabotatrici che la persona mette in atto, ok, per rimanere nella sofferenza. E vi invito ad andare a vedere il video della diretta scorsa dove spiegavo sostanzialmente come trovare il significato della malattia e dove praticamente dicevo che allora la malattia è una richiesta di attenzione, ok? Quindi ripeto, cioè se io ho questo programma interno, sono abituata a soffrire, siccome attraverso la sofferenza comunque ricerco anche attenzione, io nella sofferenza ci rimango, capite? E quindi vanno trasformate quelle dinamiche se veramente voglio stare bene. E quindi devo uscire, ok, da quella zona di comfort, perché, lo ripeto nuovamente, la sofferenza è un'abitudine. E ve lo dice una che nella sofferenza sostanzialmente, cioè, ci ha navigato una vita, ok? Io, come ho scritto anche l'altro giorno, sono nata veramente a pane e sofferenza, ok? E ok, inquietante questa cosa, lo so, quindi questo effettivamente dovrebbe farci prendere, diciamo, la responsabilità. E sei sempre chiarissima, grazie. Allora, certo, la paura, dice Michela, blocca completamente tutto, assolutamente, perché la paura è paralizzante, ok? Se io anche lì non porto in equilibrio la paura, quindi non la gestisco, ok? La paura mi frena, mi blocca, mi fa rimanere sostanzialmente sempre nello stesso posto e quindi non mi fa fare quel piccolo passo in più per uscire, andare via da dove sono e andare verso ciò che desidero, ok? Quindi quello che vorrei lasciarvi anche questa sera è quello di chiedervi veramente di essere oneste con voi stesse, di chiedervi che cosa volete veramente, che cosa è davvero importante per voi. Che cosa è davvero importante per voi? Perché vedete, per stare bene bisogna impegnarsi. Per stare bene non esiste la pillola magica. Lo so che è una cruda e brutta realtà, ma è così, ma è così. Cioè, la salute è una presa di consapevolezza, la salute è una presa di responsabilità. Cioè, in realtà non siamo nati, ok? Non siamo stati costruiti, diciamo, proprio anche a livello biologico per stare bene, ok? Quindi il miglioramento, lo stare bene, è una scelta, è un percorso, è un processo e quindi è assolutamente possibile. Io ripeto, sono anni che seguo centinaia di donne nei percorsi e tutte hanno trasformato la loro vita, tutte sono uscite da quelle dinamiche distruttive, tutte hanno comunque fatto quel passo per andare via, ok, dalla malattia inteso, ripeto, proprio disequilibrio mentale, emotivo e spirituale, che poi ovviamente porta al disagio corporeo, ok? Quindi, allora, quando parlo di malattia, fra l'altro, se io vado proprio a livello dell'etimologia della parola, cioè malattia in sanscrito significa malattia, ovvero mali azioni. Vuol dire che sostanzialmente ci sono state delle azioni che non erano buone per me e quindi quelle mali azioni non mi hanno portato ad un buon risultato, ok? E quindi anche qua, cioè per sostanzialmente risolvere il problema, come diceva Einstein, cioè io non posso risolvere il problema con la stessa mentalità praticamente che l'ha creato. Quindi devo cambiare il livello di pensiero, cambiare il mindset. Ecco perché è importante lavorare sulla propria mente, perché la nostra mente è quella che in realtà genera tutto, perché il pensiero è veramente energia. Ok. Allora, sono appena entrata. A volte ci si abitua a certi stati. Certo, assolutamente sì, come dicevo prima, la sofferenza è assolutamente un'abitudine.
Allora, il karma, punto interrogativo. Allora, innanzitutto mi devi dire che cosa intendi per karma, che cosa intendi, perché karma potrebbe significare di tutto e di più. Quindi dimmi che cosa intendi e poi vedo di darti una risposta. Nel frattempo, se mi volete fare anche altre domande, allora ci prendiamo altri 5 minuti e poi direi che questa sera è venuto veramente fuori tantissimo. Ovviamente, come sempre, però è bello che ci sia questa interazione, ci deve essere questa interazione in modo che, ripeto, l'argomento poi si esplica in una maniera approfondita e perlomeno insomma si va diciamo a sviluppare la cosa. Allora, io ho scritto sopra. Allora, il significato in sanscrito di malattia, quello che hai spiegato, è paragonabile al karma. Allora, oddio, no, 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 sono due cose diverse, cioè sono due cose diverse, nel senso che, allora, il karma, se noi vogliamo andare a vedere, diciamo, un po' anche lì, tutta la letteratura che c'è relativa al karma, è il fatto che noi comunque ereditiamo, diciamo, a livello karmico, appunto, a livello proprio generazionale, dei conflitti, ok? E quindi ce li portiamo dietro, ok? Questi conflitti, allora, sono ovviamente da risolvere, no? E quindi ovviamente sono dei conflitti interiori che non per forza, diciamo, non sono miei, ok? Ma che comunque, diciamo, io sono, diciamo, destinata, comunque portata a risolvere, ok? Quindi il karma è un pochettino questo. Il discorso del significato della parola malattia, allora, è il fatto che, allora, è stato visto proprio che, allora, le male azioni, cioè, ovvero quello che io faccio durante la mia vita, ok, va veramente a determinare, diciamo, un risultato piuttosto che un altro, ok? E questo diciamo che in realtà trova le sue dimostrazioni scientifiche anche in quella che è, diciamo, l'epigenetica, ok? Io, fra l'altro, proprio la scorsa settimana ero dal professor Biava, che è uno dei maggiori esperti, diciamo, a livello proprio internazionale, insomma, di epigenetica, e abbiamo passato, insomma, una bella giornata insieme a condividere perché probabilmente, insomma, faremo un webinar a presto. E in realtà, ripeto, il discorso dell'epigenetica cosa dice? Che allora è vero che c'è il DNA, ok? Quindi c'è un'impronta genetica e quindi comunque mi viene trasmesso a livello generazionale qualcosa, ok? Ma allora c'è qualcosa prima del DNA, ok? Quindi epigenetica, cioè vuol dire che arriva prima. Che allora crea, diciamo, chiamiamolo così, un gap, cioè una distanza fra quello che è il DNA, ok, e l'altra informazione. Quindi lo stile di vita della persona che allora mette in atto è quello che fa la differenza. Perché? Perché io posso avere tutta, diciamo, la genetica che voglio, ok? Piuttosto che tutti i conflitti interiori che voglio, ma se io li risolvo e quindi mi prendo la responsabilità appunto di risolverli e di fare delle buone azioni per me, ok? Andando sempre nel discorso del significato malattia, ben attia, ok? Quindi malattia, male azioni, ben attia, buone azioni. Allora io andrò, diciamo, ad ottimizzare ovviamente la risoluzione, ok? Se ovviamente continuo con quella, diciamo, con quella strada lì, ok? Ovviamente ottengo brutti risultati, ok? E quindi continuo, diciamo, con le male azioni. Quindi è un po' diverso, ok? Spero di essermi stata, di essermi spiegata, anche se, ripeto, non è proprio facile adesso in pochi minuti spiegare anche il concetto, diciamo, dell'epigenetica. Allora, Michela, ho visto il video della diretta scorsa e mi sono riconosciuta molto, vorrei riuscire ad avere la forza di rinascere. Ora devo affrontare l'intervento martedì, ma poi vorrei intraprendere un percorso di cambiamento. Ok, assolutamente prenditi questo tempo per fare l'intervento, prenditi ovviamente il tempo giusto perché ci deve essere comunque il momento anche dove mi sento pronta, ok?
E poi assolutamente sì, serve un percorso di cambiamento, perché anche lì allora un concetto chiaro è che il cambiamento, la trasformazione è alla base, okay, della malattia. Perché? Perché se la malattia, ripeto, è arrivata, comunque è arrivata per dirmi qualcosa, e quel qualcosa comunque deve essere il punto di partenza per una rinascita, come avevo scritto. Allora, verissimo, io ho sempre ingoiato cose che mi facevano del male. Ecco che mi sono malata di tumore allo stomaco, Isabella. Non sei la sola, purtroppo. Allora, ragazze, ditemi se avete altre domande. Io vorrei fare un sunto, mi ero segnata di tutto di più, ci sarebbe veramente un mondo. Allora, facciamo un sunto, ok? SOS cancro, cioè scusate, SOS paura, ok? Quindi gestione della paura proprio nel momento, ok? Porto distrazione a livello mentale, faccio la lista dei desideri, quindi mi metto subito a scrivere. L'esercizio della gratitudine, se riuscite, iniziate a farlo veramente fin da subito, fin da domani mattina, fatelo per almeno un mese. E poi nel frattempo mi dite, visto che sono anche io nel gruppo, oppure nelle prossime dirette, mi dite come va, come sono i risultati, e vi garantisco che dopo un mese vi ha già cambiato tanto, ma veramente tanto, vi ha già allenato il cervello in una totale trasformazione. Quindi lista dei desideri, gratitudine, alzare assolutamente le frequenze, quindi spostare, diciamo, il pensiero negativo, non attaccarsi alla paura, valutare sempre il tempo nel caso dei sintomi piuttosto che di altre sensazioni che non mi piacciono, ok? Quindi fare veramente come posso dire, uno stare nel presente, nel qui e ora, ascoltare quella paura, farmela amica, dirgli: ok, ti ascolto, adesso va bene, ci sei, ti accetto, ci sta che ci sei, perché ripeto, la paura è normale, non esiste essere umano che non ha paura, che non ha avuto paura e che non ha paura, non esiste, ok? La paura si gestisce, assolutamente si gestisce e si abbassa con un percorso di autostima, di potere personale, di stravolgimento, di rompere le dinamiche intrinseche alla malattia, ok? Ma comunque, ripeto, la paura c'è, quindi va ascoltata. Quindi nel momento in cui io mi incomincio a chiedere che cosa posso fare, che cosa mi sta dicendo questa paura, vi garantisco che già lì state dando un'informazione totalmente diversa alla vostra mente, e quindi non si amplifica più, ma si abbassa e incomincia ad aprirvi nuove prospettive, nuove strade e nuovi veramente percorsi. Ok? Bene, bene. Allora, io vi ringrazio per la presenza, vi ringrazio per il contributo, la condivisione, l'energia. Io spero che vi sia arrivata un po' della mia energia. Spero che questi video possano poi arrivare anche a tante tante altre persone, perché veramente c'è bisogno di stare bene, c'è bisogno comunque di fiducia, c'è bisogno di riprenderci la nostra vita nelle mani. Quindi tutto questo è assolutamente possibile, nonostante la malattia, credeteci assolutamente, metteteci fiducia, impegnatevi e tutto questo sarà possibile. Io vi ringrazio. E ovviamente potrete riguardare la diretta sia nel gruppo che nel mio canale YouTube Mara Mussoni Cancer Coach, dove troverete tipo 350 video, 250 video, non mi ricordo neanche più il numero perché sono anni interi che faccio video, e quindi ne troverete veramente centinaia, dove troverete sicuramente contenuti utili che vi aiuteranno. Quindi la diretta io adesso la metterò anche sul mio canale, comunque rimarrà anche nel gruppo, quindi chi è arrivato anche in ritardo la potrà riguardare poi con calma in un altro momento. Io vi invito anche magari sempre a portarvi carta e penna con voi quando faccio queste dirette, perché io sono molto pratica, molto pragmatica, quindi a me piacciono i risultati, a me piace essere utile alle persone.
e mi piace veramente portare una trasformazione reale in tutti coloro che ne hanno veramente bisogno. Io so che cosa state vivendo, ci sono passata, so che il tempo è prezioso e uscire dalla sofferenza è necessario nel più breve tempo possibile e con il coaching oncologico assolutamente si può. Io ringrazio voi, ringrazio OncoBeauty, questo bellissimo, meraviglioso gruppo e vi annuncerò la prossima diretta per la prossima settimana, sostanzialmente come ho fatto per questa. Quindi all'inizio della settimana, tipo lunedì, vi annuncerò la prossima diretta. Ovviamente devo vedere un attimo un po' in base ai miei impegni, al master, eccetera, come incastrare, ma cercherò di mantenere comunque l'appuntamento settimanale. Ok? Buona serata a tutte, ciao!